Been a long ride. E ok, eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti qui da Element TV, sono Element Lelouch e oggi sono in compagnia di Element Kema. Bonsoir tout le monde, je suis Element Kema, soy ici avec d'Element Lelouch pour commenter les tours de Duke et qui per Element. Oggi siamo qui per farmi un casting in multilingua, no vabbè dai, stiamo scherzando, una gaffe enorme e incredibile che abbiamo utilizzato io e Kema per prendere un po' di tempo. Il Perfetto. servizio di casting tecnico, cioè la parte analyst, è offerta dal nostro grandissimo, unico, Holly Rengar, Element Kema, e la parte del Pepe Play, un po' improvvisata, cercando di emulare il nostro Element Eco, è fornita da il sottoscritto Element Lelouch. Buon salve a tutti ancora una volta, ragazzi. Andiamo a esaminare subito le due squadre. Se non sbaglio, e qui mi correggerà se mai la regia o chiedo scusa, sulla sinistra abbiamo gli Element Pythons e sulla destra, cioè nella squadra rossa, gli Element Deads or Alives. Penso si dia così, non lo so, ho Sì, visto un hai po' di ragione. accenti così. Ah, ok. Bene, andiamo subito a analizzare la fase di Pick and Ban. Vai subito, Kema, Vediamo già vola! i primi ban. Darius, Fiora, ban che hanno ricevuto il loop day del Juggernaut. Quindi dei ban sia da solo Q che comunque da Team Ranked. Soprattutto Darius che non lo si vuole avere molto in teamfight. Come terzo ban possiamo vedere Rengar. Rengar è un pick molto forte, che dà veramente molto fastidio soprattutto agli AD carry e mid laner. Se nelle buone mani può fare veramente tanti disastri, e anche con una sua team comp appropriata, magari con una Lulu e una Janna, può anche restare in vita andando 1 contro 5. Come quarto ban vediamo LeBlanc. Forse potrebbe essere un ban mirato al mid laner degli avversari, non credo, però comunque un mid laner che sta, diciamo, tornando a splendere in solo Q anche ad alti livelli, grazie al suo enorme burst e anche ai diversi nerf degli altri mid laner. Garen, come Darius e Fiora, è uno dei champion che ha ricevuto l'updated Juggernaut. Comunque molto forte in laning phase, perde un po' nel mid game, ma per riprendere tutto il suo potenziale nel late game. Come ultimo ban vediamo Vayne, che è champion molto difficile da usare, ma per la maggior parte delle persone è considerato il più forte AD carry per il late game, o comunque per carriare partite anche, diciamo, perse. Quindi questi sono i ban. Per i primi Assolutamente sì, pick. Kema. Prima di passare ai pick, però, ti voglio fermare un attimo perché ci correggono appunto dalla regia. Abbiamo sulla sinistra gli Element Dead or Alives e sulla destra invece il team degli Element Pythons. Giusto così, per dare un'occhiata mentre lasciamo ai ragazzi di tempo per fare qualche pick, perché se no veniamo trollati che ce le cambiano all'ultimo le cose. Velocemente così, LeBlanc, ricordiamolo che è uno dei personaggi più forti della mid lane in quanto versatilità di gioco, tanto escape, tanti danni, e c'è da dire che sta tornando up semplicemente per il fatto che stanno uccidendo qualsiasi altro tipo di mid lane che hanno buffato nelle patch seguenti. Si sa, questa è una patch, ricordiamo, la 5.18, quella in cui verranno giocati i mondiali, quindi tutto ciò che vediamo adesso, tutti i cambiamenti effettivi che ci sono in questo momento, sono quelli che vedremo appunto alle finali dei mondiali, il meta che concluderà la stagione competitiva di quest'anno. Ti lascio di nuovo alla sezione di pick and ban. Sì, possiamo dire anche, se vogliamo parlare a proposito del meta, è un meta molto svantaggioso per gli AD carry, che riceveranno un buff alla fine dei mondiali, un completo update al 90% degli AD carry. Il meta adesso è verso i Bruiser che riescono a fare moltissimi danni grazie ai nuovi item tankosi e alla Titanic Hydra, che gli permette di fare tanti danni staccando vita. E niente, e questo è il meta attuale che punta verso i Bruiser. Per i primi pick vediamo Skarner, che è l'ultimo dei champion che hanno ricevuto l'update, che soprattutto non è stato bannato. In questo momento un 65 di win rate all'incirca, però che scende verso i late game, visto che comunque Skarner viene kitato con molta facilità, soprattutto da un AD carry ormai full build, che potrebbe avere anche un enchant rosso sulle scarpette, quindi che lo aiuterebbe molto a scappare da Skarner.
Dall'altra parte vediamo un Graves con uno degli AD carry, o se non l'AD carry con più tankoso, diciamo, fra gli AD carry, molto aggressivo, ha un enorme burst ed è abbastanza buono. Per completare la botlane, Graves è affiancato da un Alistar. Alistar può essere è buono perché può essere sia aggressivo sia molto difensivo, perché si può usare magari con un flash headbutt poi usando la W per buttare l'AD carry nemico verso la propria torre, e quindi infliggere veramente tanti danni e distruggere il suo positioning. Nella botlane, invece dei Dead or Allies, vediamo Braum Lucian. Una combinazione molto forte grazie all'early game di Braum, grazie alla sua passiva e soprattutto grazie anche alla passiva di Lucian, che permette di mettere a sesto due basic sullo stesso target. E quindi loro due riescono a proccare la passiva di Braum molto velocemente. Nella top lane vediamo Malphite per i Dead or Alive contro un Hecarim. Malphite lo sto vedendo molto giocato in questi tempi, soprattutto perché riesce a counterare per un po' il meta dei Bruiser. Niente di che, è comunque un buon pick contro i Bruiser. Hecarim l'abbiamo visto molto, ma forse verso metà season o inizio metà season, perché veniva giocato con Teleport Ignite o Teleport Smite, quando c'era la voga di andare top lane con Smite, farsi il campo all'inizio. Hecarim potrebbe trovarsi un po' in svantaggio per colpa della Q di Malphite, che rallenta, che prende e ruba della movement speed ad Hecarim, e quindi potrebbe essere un brutto Barilla, ciao matchup. Se la ciao. dovrebbe giocare bene nel primo recall, finché Malphite non diventa veramente tanto tankoso. Nella Assolutamente sì, midlane, comunque certo. diciamo che sono veramente forti entrambi dei pick che hanno il controllo del fight. Non so se possono essere considerati team comp punitive, direi per l'appunto più del controllo del fight stesso. Immaginati però uno scontro tra questi due tipi di team, sono entrambi grossi, hanno veramente tanti CC entrambi, tanti danni. Potrebbe essere paragonabile a un'esplosione atomica, un fight 5 contro 5 che esplode da 0 a 100. Sì, forse il Team Python ha un po' più di disengage grazie alla W di Ekko e anche la sua possibilità di ultare via e andarsene, grazie soprattutto ad Alistar, che può buttare via un eventuale Swain, Skarner o Malphite dopo aver ultato. Quindi forse sarà il Team Fight se lo possono giocare molto bene i Python, se riescono a disengaggiare bene e poi a controingaggiare magari con Hecarim e Rek'Sai. Sto dicendo, per la mid lane abbiamo uno Swain contro Ekko, un matchup che non si vede quasi mai. Swain sta piano piano entrando nel dimenticatoio, anche se è veramente un buon pick con grandi sustain, un grande potenziale in teamfight. Ekko lo stiamo vedendo molto in giungla, sia come tank sia come AP, maggiormente lo vediamo come tank. Nella mid lane si è un po' perso, forse perché viene bastato velocemente nei primi livelli dalla maggior parte dei mid laner e non ha un vero e proprio sustain o sustain damage. Cioè, per attivare la sua passiva si deve buttare sul mid lane avversario. Se è un mid lane con molta mobility, è abbastanza difficile proccare la sua passiva. Assolutamente sì, quindi abbiamo visto l'analisi dei pick, diciamo che comunque sono dei buoni pick che hanno sinergia fra di loro. Forse è uno di quei casi in cui entrambe le squadre sono molto molto simili. Negli ultimi 30 secondi ti chiedo qual è il team che preferisci di più, intanto, come prima domanda? In questo momento mi piace molto di più il team dei Dead or Alive, perché hanno una forte sinergia, hanno veramente tantissimo e tanto burst, però devono giocarsela bene perché devono cercare di non farsi disingaggiare oppure usare tutte le ulti su un solo target per poi rimanere senza nessun potenziale. Però mi spaventano soprattutto quel Braum e quello Swain, che possono mettere a sesto veramente tantissimi danni. Infatti, una delle strategie principali con Braum è magari sia aiutare il proprio AD carry, ma se il proprio AD carry riesce a giocare da solo, quindi magari anche un Lucian, grazie alla sua o comunque magari il suo alto predicating, può andare in giro per il teamfight a dare un basic a tutti i nemici e quindi proccare sempre un continuo stun, che è veramente una cosa molto efficace. Assolutamente sì, Praticamente creerebbe come veramente tanti tanti problemi ai membri della sì. squadra avversaria. Soprattutto come quando si giocava molto Mokai top, magari in certi teamfight, dopo aver usato l'ulti e tutte le spell, si stava fermi nel teamfight e soltanto usando auto-attack, perché tanto durante un teamfight si riesce a proccare la passiva di Mokai molto velocemente, quindi lui aveva continuamente sustain, l'abbiamo visto Assolutamente sì. soprattutto.
E dato che stiamo per iniziare, colgo l'occasione per intanto ringraziare la Element TV che ci ha permesso di offrire questo casting. Ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo nella chat, se vi interessa comunque rimanere aggiornati o semplicemente volete farci crescere per darci magari una mano, il subscribe che è gratis, anzi no, diciamo che il follow è gratis, il subscribe un po' meno al canale di Element TV, lo aiuterebbe sicuramente a crescere, magari condividerlo sui social, sui network e per ogni tipo di informazione, non solo riguardante League of Legends, casting eccetera, ma anche gli eventi in cui parteciperemo, come potrebbe essere magari un Luca Comics, Romics, in cui sicuramente ci saremo, c'è la pagina Facebook che ora o verrà linkata in chat o comunque sia a fine streaming verrà spammata, se no potete cercare semplicemente su Facebook Element Gaming e lì troverete tutte le informazioni necessarie. E eccoci qua, Kemas. Ehi, hey, che succede? No, spostalo. Channel switched. You were moved. Ci avevano rubato lo streamer, sì, ce l'avevano rapito in un modo orribile. Mamma mia, okay, quanta brutalità. Dicevamo, siamo nella landa, ci siamo, due, uno. Io non vedo, nessuno, che okay, li vedo tutti, eccoli qua, i meme della squadra blu. Andiamo subito a analizzare le build, non vedo niente di strano e chiedo alla nostra regia di mettere in ordine, se non l'ha già fatto, i campioni top lane, jungle, mid lane, AD carry e support. A posto, per eccoci qua. Un po' gli start, possiamo vedere comunque Malphite che è cominciato con normale flask con 3 posti di vita. Sustain comunque contro quell'Ekarim che forse gli potrebbe dare molto da torre, filo da torcia tramite il sustain grazie alla sua W. Vediamo Rek'Sai che facecheckerà un po' di danni da parte di Swain, ma niente di troppo grave. Quindi tutto molto tranquillo, non sembra di vedere particolare invade, ma una buona difesa da parte dei membri della squadra. Sarà andato, avrà qualche problema lì, dovrebbero mettere da qualcuno, dovrebbe dirgli mettere la pausa se Skarner sta avendo problemi. 30 secondi alla generazione di... Ma quanto pare no. Quanto pare no, magari sarà soltanto in bagno ed è tornato, eccolo il nostro eroe. Per i due support vediamo entrambi... Forse Braum ha startato una ward, non hanno provato in invade, quindi cercheranno di giocare verse forse con la visione in botte perché cerca di mettere appunto qualche buona Q e cercare di forse prendere una kill. Cosa ne pensi dello start di ward di Braum, dato che non fanno nemmeno un lane swap, quindi si trovano con una pozione in meno? Forse vuole soltanto mettere un po' di pressione in più in lane, cercherà di andare molto aggressivi e magari quella ward gli servirà per salvarsi da un gank di Rek'Sai. Per gli altri vediamo comunque anche Ekko startato di flask, quindi uno start molto normale con delle maestrie difensive. Comunque cercherà di giocare appunto 6, visto che Swain a livello 6 riceve un sustain, forse il miglior sustain di tutti i mid laner. Diciamo che sì, è considerabile come il ricarico di vita molto più alto, quindi lo spell bump è veramente tanto. Come il consumo di mana peraltro, quindi anche se... ha i suoi pro e contro come ogni champion di League of Legends. Giusto. O circa, giustamente. Quindi vediamo... non vedo niente di strano, giro di giungla class. Swain sta andando molto aggressivo su Ekko, quindi sta sfruttando questa cosa che Ekko nei primi livelli non può saltare addosso a Swain subito. Cominciano già a mancare le Q di Braum, potrebbe essere una cosa brutta mancarle magari in un momento decisivo. Top lane si tirano qualche schiaffetto, ma nulla di che. Entrambi decidono di non fare il campo di giungla. Strano. No. Io fossi un Ekarim l'avrei fatto. Sì, con Ekarim. O magari una doppia giungla. Con Rek'Sai. Una doppia giungla, sì, sarebbe ottima. Però avranno loro i buoni motivi. Sì, tranquillamente avrei lo stesso. Vediamo. L'ingaggio da parte Lucia non riesce a poppare per la passia di Braum. Come abbiamo detto prima nella Champion Select. Una buona sinergia fra Braum e Lucian che riescono a attivare la passiva di Braum molto velocemente. Sempre poke da parte di Swain. Non reagisce il povero Ekko che succube al Swain. Il farm di tutti è circa normale. Forse il farm dei Dora Live è migliore di quello di Python. Forse il più marcato è quello del mid lane. Come ho detto, Ekko sta venendo zonato. Alistar tenta una combo, ma niente di che, volano skill shot qui. Comunque va bene Alistar a provare a essere aggressivo finché può, perché più che va avanti, più che diventa ostio giocare contro Braum. Sì. E lo posso dire per esperienza personale. Ok, vediamo top che Ekarim è riuscito a pushare, quindi mette sotto pressione davvero Malphite, lo obbliga a sbloccare la W, quindi pusherà anche lui di riflesso e sarà molto vulnerabile ai gank. Da notare il numero considerevole di ward nelle parti dei membri della squadra rossa, veramente forse
quasi un abuso della ward, ma ottimo. Sì, anche del crab. Sì, dell'argo molti jungler non lo contano, però è un buonissimo modo per ottenere sustain, soprattutto se sia una stun come o un no cap, o un hard, comunque un hard GC come sia Rek'Sai Skarner. Vediamo forse un gank da parte di Skarner, ma che viene visto dal crab, quindi si limiterà a prendere soltanto la sua parte di dominio nella mappa. Abbiamo ancora un engage da parte di Alistar, l'abbiamo tagliato fuori, ma grazie a tutti riesce a salvarsi. Purtroppo il gank di Rek'Sai è fallito per via del crab. Però vediamo che Rek'Sai ancora non si è voluta fare il suo blu. Assolutamente no, quindi sta provando un ingaggio in mid, si rituffa in mezzo a Fatalist. L'ultimo colpo della torre gli regala la Twistbot, forse gli permetterà di sopravvivere. Invece no, brucia sia l'Ignite che il Dot da parte di Swain. Ha rischiato veramente tanto. Ecco, qui ha veramente sbagliato Skarner, forse a rimanere per tutti quegli hit. Intanto in top lane il povero Hecarim è obbligato ad andare back. Ha preso veramente tanti danni da parte dei minion caster e non. Sì. Lucian molto, molto aggressivo. Sì, sì, sono veramente tanto aggressivi questi due ragazzi. Peccato, non è convinto da parte di Brown, che adesso si ritrova senza mana e con solo biscotti. Rek'Sai che si aggira nelle giungle avversarie, forse proverà un gank dal Tribush. Non ci sono ward. Lo vediamo, niente ward. Molto avanti, Alistar inizia a fare qualche passo. Il flash addirittura che va a colpire Brown. Forse sta provando a farlo stand behind. Non basta, i danni sono veramente tanti. Viene applicato addirittura l'exhaust per non permettergli a Brown di morire. Il flash non c'è nemmeno bisogno. Molto bravi, ottima risposta ai membri della squadra blu. Forse ha un po' sbagliato il gank Rek'Sai. Sì, poteva andare invece che verso il river, poteva girare tutto il Tribush, magari per prendere forse anche Lucian di sorpresa. Forse anche un miscommunicating da parte di Rek'Sai con Alistar, che Alistar ha buttato via il Braum dal no cap. Forse quando potrebbe potevano prendere la kill, o forse no, non lo potremmo mai sapere. Ma comunque li avrebbero molto probabilmente fatto utilizzare il flash, cosa che non è successa. Però comunque non hanno più un exhaust che può fare la differenza contro Graves. Quindi alla fine non hanno consumato niente. Un'ottima giocata. Sì, vediamo comunque un flash per un exhaust. Comunque vediamo a chi gioverà di più. Scambio di danni veramente enorme. Ottima combo da parte di Alistar, che forse arriva un po' in ritardo, quindi non conclude niente. Gli mette semplicemente un po' di paura a Lucian. Però se vediamo che tutti e quattro sono abbastanza low mana, stanno entrambi molto aggressivi. Alla fine hanno deciso di pushare veramente tanto, e l'altra squadra ha deciso di non stare al loro gioco e quindi di pushare a loro volta. Ottima idea. Alex the Joker un po' fuori posizione, si fa prendere forse dalle spine. Sì, tanti danni, metà vita con semplicemente due skill. Il livello si fa sentire, 6 contro 4. Ottimo Swain, sta mettendo veramente tanta pressione e ancora non ha comprato niente. Vero. Invece vediamo comunque che ecco, è già tornato in base magari con quel primo First Blood. Gli ha dato una mano comunque. Sì, abbastanza. Comunque una Wisp che magari andrà verso un Luden Seco, probabilmente. Poi comunque fa un po' più la differenza perché di schivare la W di Swain. Comunque la prima scelta di Luden Seco è molto rischiosa. Alistar prova a dammar forte per stoppare Sir Gonzo, che a sua volta aveva stoppato Fatalist, che cercava di levare quella pink. Ottimo da parte il controllo del drago dei membri della squadra blu. Secondo me in questo momento dovrebbero forzarlo, perché non hanno visione. No, non hanno visione di Rek'Sai, dovrebbero comunque trovarci. Rek'Sai top lane, prova il gank ancora a livello 4. Sta prendendo veramente tanto tempo. Intanto in bot lo scambio di danni. Graves è scottato a darsela a gambe. Una volta visto Rek'Sai, per l'appunto, Kama, non avrebbero dovuto rushare questo drago? Potevano sì, poter rushare il drago. Forse volevano fare Back anche Graves, sì, forse questa gratis. È un po' una misplay da parte dei Dead Sora Live. Forse dovrebbero stare un po' più safe. Non sanno come hanno visto Rek'Sai prendere il 5, ma comunque non si può mai sapere prendere un 6 all'improvviso e un ulti nel drago. Però sì, poteva essere comunque ancora al 4, Rek'Sai quando ha gankato top. Quindi secondo me era una buonissima call. Sì, poteva essere una buonissima call. Vediamo comunque soprattutto molte ward da parte dei Zora Live nel drago. Molto importante, le ward vincono la partita, ricordiamocelo. E anche i CC. Anche i CC, soprattutto i CC. Soprattutto se sei in 3v3. Skarner tenta un solo drago. Rischioso forse più per i danni del drago, non tanto per la visione, visto che c'è una pink e un bash vicino. E invece ottima scelta da parte di Joker. E
come si chiama? Ah, Kogami, che chiameremo i Kogami, quindi non lo so. Kogami. Boh, sì, un nome difficilissimo. Che decidono di utilizzare la ulti per mettere ancora più persone, ma intanto vorrei farti notare l'ingaggio in mid, ma from downtown, dalle spalle, arriva addirittura Ekari, mi ha saluto con la ulti, gli salta addosso, gli toglie un buco tipo di danni, la ulti di Rewind da parte di Fatalis che porta a casa la kill. Veramente ottima azione da parte dei membri della squadra blu, gli regala in questo modo una kill a Ekari, quindi c'è l'ingaggio completamente in bot, fa toccare addirittura la passiva, invece no, lì al basta, i danni su Zub sono veramente tanti, i minion stanno facendo il suo lavoro, la ulti forse un po' di ritardo, che però gli salva la vita, molto bravi, ottima risposta anche per i membri della squadra blu, molto aggressivi, gli stanno mettendo i piedi in testa in bot lane, molto bravi, Lucian e Braum. Lucian forse poteva prendere la kill su Grace se avesse dato un basic key più invece di fare... Comunque, invece di fare la Q, sì, poteva forse essere. Sì. Poteva essere meglio. Comunque, vediamo. Sì, bel gank da parte comunque di. Di Final. Non fare il drago solo non è molto buono perché. Il primo buff del drago è un buff che scala con i late game, visto che dà una percentuale di AP anche un po' bassa. E purtroppo il fare un early drake si perde molta esperienza, visto che il drago dà pochi gold e poca esperienza rispetto agli altri campi. Quindi forse sarebbe stata meglio una call, quindi andare tutti insieme a fare il drake più che solo Skarner, perché... Skarner poteva tranquillamente provare un counter gank e cercare magari di cambiare la situazione. Sono state comunque anche un po' fortunati, diciamocelo. Sì. Intanto la differenza si può notare in modo esponenziale. Guarda la differenza di minion in qualsiasi lane. Sì, forse la top lane è la differenza è un po' più minore. In jungle vediamo comunque ben 10 mostri della giungla sono abbastanza come un jungler, perché comunque sono molti gold. La mid lane è veramente... Swain sta devastando questo povero Ekari. Ma intanto vediamo il gank in top, ricordiamoci che Ekari mancano più la ulti, viene gangbangato, spinato, erbonato e poi ucciso da Skarner. Secondo, porta a casa la kill, intanto vediamo lo scambio di danni in bot, la Q che viene missata, ma ricordiamoci che non terra torna, addirittura l'Exhaust fatto un po' più per bloware invece che parare danni, l'Exhaust applicato di nuovo ancora su Joker, i danni sono veramente tanti, si mette in mezzo Alistar, ma ricordiamoci che c'è ancora lui, il nostro Rek'Sai, che gli colpisce dalle spalle, Airborne, un altro Airborne, la ulti, manca veramente poco, i danni sono veramente tanti, doppia uccisione da parte di Alex the Joker. Bellissima azione da parte dei Python, sono riusciti a trasformare un trade che poteva finire un double kill per Joker. Quanti Joker ci sono intanto? Va bene. Troppi Joker. Allora, per Joker, cioè Lucian di Dora Live, però bellissimo gank da parte di Rek'Sai che riesce a temere la situazione. E intanto vediamo il mid scambio di danni che ne trae vincitore Swain appunto per il sustain, presa la bot la torre, quindi ottimi danni, ma guardiamo un po' in top lane, c'ha un po' più mana Ekarin, ma viene lo stesso rispedito via. Sì, purtroppo Malphite sta adesso Malphite non ha più mana, però deve stare attento, per fortuna come hai detto te all'inizio, quella Q di Malphite che gli permette di annullare un buon quantitativo di danni che avrebbe ricevuto da Ekarin, molto molto buono come pick, l'ha appunto counter piccato come secondo se non sbaglio Malphite. Sì, l'ha counter piccato, no, ottima in realtà Ekarin prende si è auto counter piccato. Ah, forse l'ha preso semplicemente per un fattore di, boh, di team comp. Magari sì, magari l'ha preso forse un po', non dico, cerco di giocare magari un po' più safe. Comunque Ekari ma ha una kill anche se ha una morte. E poi diciamocelo, la lane contro Malphite non è proprio una delle più difficili. Non è di... Allora, la cosa brutta di Malphite è giocarci contro che è molto svantaggioso quando lui fa il primo back, perché quando Malphite fa il primo back comincia già a prendere molta armor e riesce a fare veramente tanti danni e attaccare molto, quindi Malphite l'unico modo in cui si può counterare sono veramente andare con un heavy AP top. Guardare intanto come in top lane si sta riposizionando di nuovo Alex the Joker, pronto per fare anche l'ingaggio da parte di Final. Uno snerg perfettissimo, si gira Lulz e porta a casa la kill. Qui misplace, miscomunicazione da parte della squadra, il flash contro flash porta a casa la kill, non poteva assolutamente missare, Ekari me l'avrebbe ucciso. Sì, vediamo comunque questo Ekari mi sta forse andando un po' troppo. Allora, molto confidente contro questo contro Malphite, anche se non dovrebbe essere, perché veramente Malphite è un laner molto forte contro gli AD. Forse ha visto che c'era Rek'Sai vicino e ha detto va, posso andare un po' più greedy, ma comunque
quel grande Lull che è riuscito a punire Hecarim. Dai, intanto l'ingaggio in mid, da parte di Madre, scontro ingaggio da parte di Bravo, ma Sir Gonzo viene completamente one-shotato da tutta la potenza di questa squadra rossa. Veramente tanto tanto burst. 14 minuti, è il loro mid game, scappate. Buon engage a parte di Fatalis con la sua W. E niente, è stato un buonissimo engage, comunque hanno una buona sinergia il mid laner e il jungle, da quanto ho potuto notare, e soprattutto anche con il loro champion. Forse il Joker e Ikogami avrebbero potuto giocarselo un po' più aggressivi in bot e cercare di prendere un po' di vantaggio. Però vediamo comunque che i tre assist di Sberleffo sono, diciamo, uguagliati dai 40 minion di differenza di Joker, che sono veramente tanti. Andiamo a vedere appunto la differenza di gold tra i due carry, è semplicemente di 200-300, quindi non così tanto. Infatti vediamo quegli stessi item. Ingaggio, si capiscono ancora una volta male Joker e Final, e quindi gli regalano un escape gratis a Lulz, che ancora una volta si ritrova a affrontarne due contro uno. Purtroppo è quello che parlavamo di Malphite pure prima, o come stiamo parlando sempre, la sua Q countera molto Hecarim, e visto che Hecarim va molto veloce con la E, prende molta velocità a Malphite. Assolutamente sì. Vediamo questo Drake. Ecco, un lato positivo di fare il Drake nell'early game è che poi puoi prendere il quinto Drake molto prima, ma di solito. Io credo che fa... questo sia un errore. Ricordiamoci che Hecarim tra poco ha il teleport, invece Malphite ce l'ha subito. Prova l'ingaggio, un teleport. La dinamica che prendono subito il Kogami. Un ulti perfetta che va a colpire tutti i membri della squadra avversaria. Purtroppo non basta, serve semplicemente a scacciarli e forse a salvare i propri membri della squadra. Ulti da parte di Luther, che manco fosse madre, che va a difendere ciò che può. Il rewind che gli permette di ricontare un 10% di HP. Non male. Obbligato a tirare la ulti, parte l'inseguimento Joker, forse si distrae un po' troppo, i danni sono tanti ma non abbastanza, intanto Lulz che continua a fightare mezzo a midway, Final che ha riattivato il teleport, un back, riceve tempermente tanti danni, ma questa volta c'è anche Dwayne, l'uccellaccio della muerte che fa tanti danni, prima si è interrotto, seconda, colpi da parte di Skullabu, viene completamente pinzato e distrutto, ecco, ultimo hot attack, porta a casa la kill, triplo uccisione da parte di Dwayne, passano all'inseguimento adesso di Berleffo che come un Pokémon selvaggio della zona safari se la dà a gambe, e quindi Dragojack per i membri della squadra. Bellissimo fight! Dwayne ha cambiato veramente le sorti di questo fight grazie alla sua ulti in mezzo a tutti. Questo è un comune errore che i player fanno giocando contro Dwayne, cioè tralasciandolo e lasciandogli fare danni infiniti. Adesso non aveva neanche la zona, quindi forse è molto più vulnerabile, ma quando prenderà la zona sarà veramente invincibile. Assolutamente, se lì inizieranno veramente i problemi. Per un periodo avevano anche pensato di annullare la cura di Swain in Zonia, poi hanno deciso di non farlo perché era comunque uno degli oggetti core che gli permette di avere un po' più di vantaggio nei fight rispetto agli altri. Quindi finché non bufferanno all'infinito Swain, questa cosa rimarrà. Ci dispiace per quelli che giocano contro Swain, mi dispiace a me quando ci gioco contro, però così è la vita. Vero. Forse Ekko è andato un po' troppo greedy, ha dovuto usare l'ulti per scappare quando sta per finire l'utensile, quindi fa veramente molti danni con l'ulti. Forse poteva essere meglio andare a W e quindi ingaggiare, aspettare che l'ulti di Ekko stia in mezzo al fight, ultare e fare veramente tantissimi danni. Assolutamente sì. La maggior parte. Ma sai cosa ti dico, Kema? Io credo anche che non si aspettassero un counter engage da parte dei membri della squadra blu. Invece sono stati bravi a sfruttare quell'occasione, quel barlume, quello specchio, il margine di errore che gli aveva fornito i membri della squadra rossa e prendere un fight, serie interrotte, 3 kill e addirittura anche un drago. Quindi complimenti. Sì, sono riusciti a prendere questo primo drago, che secondo me è stato molto più worth del primo drago dei Dead or Alive. Comunque vediamo una situazione quasi di parità. I Typhon hanno comunque mi sto confondendo con con la scoreboard. I Detroit. Ultimo stato in modo orribile. Arriva Sir Gonzo, pinzato. Vediamo se riesce a applicare lo stun. Si scorda di attaccarlo mentre va lì. Lo slow si fa sentire doppio. Slow addirittura manca veramente l'head attack. L'airbond da parte di Alex The Joker. Decide di ritornarci. Invece no. Capisce che forse è una situazione esatta. I membri provano a fare qualcosa. Ha nulla da fare. Joker 1 contro 2. Se ne sbatte completamente. Non sa che quel fight potrebbe essere solo che dannoso per lui. Appunto, Gonzo si permette di applicare le stack della passiva. Che lo stun addirittura ci riprova Alex The Joker. Semplicemente l'airbond. E forse capisce che è il caso di andare back. Adesso si trovano in due a provare a difendere questa torre. Ricordo che Hecarim, se adesso va back, molto probabilmente non so se la perderà o qualcosa, lo slow viene applicato su di lui per non farlo recollare, veramente gli dà tanta noia. La ulti viene ucciso dalla AOE di Malphite grazie alla propria e la Sunfire.
Imbarazzante questa morte, un peccato. Alex the Joker non si arrende, ci ritorna ancora una volta. Vediamo cosa decidono di fare. Manca veramente poco per lo stun. Ma il fight tanca la torre. Provano a tankarsela uno per uno. Ma i danni sono veramente tanti. Se il Gonzo probabilmente ci lascerà obbligato al flash. Brucia il red buff. L'ulz adesso non ha niente. È obbligato a scappare. Intanto vediamo il regen da parte di Alex the Joker. Sotto terra è veramente enorme. Flash airborne. Ultimo d'attacco, bravo, complimenti. Forse misplay, ci hanno creduto un po' troppo in media. La squadra blu, ottimo Alex the Joker, che è riuscito a rimarginare gli errori da parte di Final. Che veramente azione divertente. Ma intanto non c'è nemmeno tempo per pausare con questo fiato. Un secondo, Alistar subito presente in mid, nella botta, ha deciso di fare un saluto e provare a prendere la mid. Cosa ne pensi di questa situazione? Per me, allora, vediamo un grandissimo misplay da parte di Sir Gonzo e Lulz, che hanno provato a fare un non dive, diciamo, ce la tanchiamo piano piano entrambi, però hanno contato male i danni della torre e sono caduti sotto le grinfie di Joker, di Alex the Joker. Veramente che sta giocando veramente una bellissima partita, sta andando per i buoni pick, per i buoni fight. Purtroppo forse questo Gonzo sta un po' aumentando nella sua testa i danni che può fare Scar. Ulti un po' sprecata. Sì, non mi è piaciuta molto. Non poteva far niente in queste situazioni. È meglio utilizzare in modo offensivo. Ovviamente tanti danni su Alex the Joker. Provano a ucciderlo. Ma dalla backline arriva Zuz, che prova a fare qualcosa. Ma i danni sono veramente tanti. Addirittura la ulti di Braum. Vogliono ucciderlo. E ce la fanno. Che cattiveria. Però adesso si ritrovano senza un ulti importante. Vediamo un po' cosa decideranno di fare i membri della squadra rossa. Hanno pochi HP, poco mana. La ulti di Graves, che non è che è ancora in CD. Ah, veramente un problema per loro. Credo che Malphite aspetterà l'occasione propizia per tuffarsi, applicare lo stun da parte di, anzi scusate, lo snare da parte di Swain e dai varli di ignoranza. Appunto vediamo il povero Graves, che già ha un velo pietoso su di lui. Probabilmente ci saluta se continuano a pushare in questo modo. Lo stand behind da parte di Braum, nulla da fare. Diciamo situazione un po' altalenante, ma che vede comunque i membri della squadra rossa in una situazione di disagio enorme, malgrado le ottime prestazioni di Rek'Sai. Sì, vediamo comunque un team Python che sta veramente sta zonato sotto le torri. Questo hanno una team. Vediamo l'ingaggio da parte di Echo. L'ingaggio da parte della squadra della torre. Lo stun perfetto da parte di Echo. Probabilmente non ancora utilizzato da The Wide. Lo utilizza forse un po' tardi. Gli permette semplicemente di ricontitare un buon quantitativo di HP. Rimane sotto torre Malphite, che viene airbornato dal Pulverize da parte di Zuz. Ma adesso rientrano in fight i membri della squadra blu e puliscono grazie a Lucian. Quadrupla uccisione, ragazzi. Veramente una quadrupla dal nulla. È stato un bellissimo ingaggio da parte di Lulz, anche se è morto è riuscito a fare veramente tanti danni, a mettere in un buon posizione il proprio team, che dando l'opportunità a Gimishot di fare tanti danni con l'ulti e soprattutto lasciando Keitar e Joker, che è riuscito a prendere una bellissima quadra. Fa veramente tanti danni questo Lucian e riesce a sciogliere i pochi tank che hanno, che i Python hanno, visto che comunque Karim ha appena finito una Trinity, non è molto tankoso. Vediamo Malphite invece già con un Gauntlet e una Sunfire. Rek'Sai è un po' indecisa su cosa finire. Si starà andando per un Omen di Randuin per counterare un po' il critico di Lucian, ma sta vedendo che anche Swain fa tantissimi danni. E purtroppo in C1 che ora pesa tantissimo. Joker 000000007 adesso ha concluso sia l'Infinity che lo Static Shiv. Ottimo power spike. Sir Gonzo decide di rimanerci un po' troppo, ma meno male la speed gli concede di salvarsi la vita. Joker che fa sentire tutti i danni che può, meta vita con semplicemente una combo. Fatalist che si tuffa, prova a arrivarci. Cosa fa Joker? Lo giuca all'ultimo momento. Adesso parte il cutting, la ulti, poiché capì non bastano, arriva anche Sbeppo che gli tira la ulti. Sire interrotta, Sir Gonzo prova a pinzarlo, ci riesce forse un po' tardi, manca veramente poco allo stack, uno per uno, ma questo non è buono. Hanno dato lo shutdown e adesso sono senza il membro che fa più danni nella loro squadra. Adesso Swain dovrà sudare 7 camicie per difendere da questo eventuale drago. E invece no, forse potrebbe anche essere free, ma Gonzo ha pochi HP. Vediamo un po' cosa che decideranno di fare. Viene applicato lo stun su Zuz, obbligato di nuovo a tirare la ulti, quindi per il prossimo fight, se accadrà nei prossimi 40-50 secondi, non ce l'avrà. Forse un problema, quella un po' come low, low vita provano a fare questo drago. Forse sarà uno smite steal da parte di Alex Joker, il teleport preventivo da parte di Malphite. Vabbè dai, ottimo. No, si resetta, non ci credo, che sfortuna. Braum porta a casa la kill in modo facile, lo smite, due smite sbagliati, ma il drago lo stesso, la squadra blu. Altre due uccisioni, se non sbaglio, per Swain? No, una sola? No, solo una. Beh, comunque ottimo.
Molto ottimo, hanno fatto un 2 per 1, hanno preso il un 2 per 1 molto buono e anche il drago, questo terzo drago molto importante perché permette di aiutare Lucian nel kite e comunque velocizzare tutto il team. E niente, riesce buonissimo da drago, forse il e comunque anche il terzo appunto drago importante dopo il secondo e il quinto drago che è veramente una cosa Oh, devastante. brutta notizia per i membri della squadra rossa. Il distacco dei due carry è del Swain a Echo. Scusate, a Echo 2000 di oro. E da parte invece di Lucian addirittura 3000. È un grosso problema. Questi 4K/5 di differenza si fanno sentire e sono divisi proprio nei carry. E Sì, questo è il fanno, sì, hanno problema. ver Non c'è uno solo che è fiddato. No, 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 no. Si hanno molto sentire, soprattutto che Lucian sta raggiungendo quasi i 100, 100 CS di distanza da Gravis, vediamo comunque 80. Da. Sono, Pesano. sono veramente tanti. Sì, anche Swain sta staccando un po' abbastanza, ecco, con 50. Gli unici che sono ancora vicini sono i due support e i top laner. Diciamo che è una situazione non proprio facile per i membri della squadra rossa. Vediamo come decideranno di rispondere. Adesso i membri della squadra blu devono trovare coraggio, prendere l'iniziativa e provare a fare qualcosa. E questo è un ottimo modo. Vediamo i danni da parte di Joker che gli deletta praticamente 50% d'HP. La ulti, manco fosse Matrix. Veramente tanti danni. Non so se, se bastano, eh. Forse ce la fa la ulti esagerata, ma che porta quasi sicuramente a casa una kill. Auto-attack, ne manca veramente uno. Prova a distrarli, ma non ce la fa. Load addirittura. Il povero Ekanen che ulta, ma nulla da fare. Zuzu arriva forse un po' troppo in ritardo. Fatali sta posizionando il cerchio giusto per prendere lo shield, ma non ce la fa. Viene followato da parte di Joker che porta a casa una kill. Doppia uccisione, intanto sotto torre. Facilmente. Gimshot porta a casa un anti-kill. È quasi considerabile come ace. Rimane il povero Graves inerme dinanzi alla potenza dei membri della squadra blu. Un 4-0. Hanno fatto un 4 contro 4, se la sono giocata veramente bene questo povero Grace, anche se fosse stato con il proprio team non avrebbe fatto molto, comunque per vediamo la differenza di danni fra i due carry che è veramente tanta, forse dovrebbe finire un item il povero Grace e fare qualcosa, ma Braum se ne frega di tutto, ha detto il mio team fa da solo, io vado a Arriva la splittare final comunque. a corte che si butta ancora una volta da solo contro 4. Che cos'è questa cosa? Porta la kill a casa un'altra volta Joker. Altri danni che continuano. Là è ottimo, si prova a posizionare al meglio che può. Arriva Alex the Joker in mezzo. Purtroppo non c'è follow up da parte dei membri della squadra avversaria. I danni sono veramente tanti. Doppia uccisione intanto. Riescono a uccidere il colosso Swain, l'uccello della muerte. Questo Swain è riuscito veramente a zonare tutto il team avversario da Ma guarda solo quanti contro danni. Fight la 1 rewind che gli permette di salvarsi la vita. Oddio, è andata bene, molto bravi. Dicevi, Kena? torre. Che questo Swain è stato veramente bravo, anche se è morto, è riuscito a far prendere l'inibitore alla propria squadra zonando tre membri del team dei Python. Niente, con la sua potenza e il suo sustain sta andando di maschera di Liandry, quindi fa veramente tantissimi danni ai tank avversari, soprattutto che non ha ancora finito il proprio oggetto di Magic Resistance, quindi farà tantissimi danni. L'ultima parte di Rek'Sai riesce a prendere Gonzo, ma no, riesce a scappare grazie alla sua W e grazie alla Deadman Plate, che mi dà veramente Quanto è tantissimo veloce. moonspeed. Veramente tanto tanto veloce. Racecar Skarner. Kaskar Skarner. Skarner. Un po' close questo game purtroppo. Era iniziato bene, si è girato un po' male per i membri della squadra rossa. Invece ottima prestazione da parte dei membri della squadra blu. Che andiamo a ricordare il nome che sono sempre questi problemi incredibili. Dead or Alives se non sbaglio. Sì, Dead or Alives. Molto molto bravi. Stanno giocando veramente bene su questo Swain. Gimshot e Joker stanno veramente facendo la partita. Purtroppo viene preso fuori posizione fatality. E Vediamo ecco, se prende il blu in Gimshot. tutto questo, Ah, grazie ce al l'ha ritorno della sua fatta. Q. No, non è vero. Ah no, Ah, allora ce ci n'è un sono. altro. Allora ci sono tre blu in circolazione, se vedi. C'erano tre blu prima, Uno uno è ne aveva Lucian, sparito. uno Echo, uno l'ha preso adesso Swain. Prima c'erano tre blu in giro, perfetto. Si moltiplicano i buff. Veramente cattivi. Adesso si proveranno ovviamente a pushare il lato opposto all'inhibitor che hanno già preso, mentre Skarner, Sir Gonzo mette un po' di pressione in mid lane. Veramente buono, buono, buono. Purtroppo non credo riusciranno a difendere. Vediamo se Alex the Joker riesce a fare qualcosa, ma purtroppo è un po' la situazione difficile per lui.
Purtroppo un Rek'Sai tank, avendo la maggior parte dei kill del team, non fa tutti questi danni. Diamo un siege da parte di Dora Live, mentre arrivano i super minion in base, dovranno scegliere. Veramente tanti danni, un fight bombing sulla ulti di Braum che porta a casa la kill, addirittura il rewind che non fa abbastanza danni. Ci dispiace tanto, ma riesce a suonare tutti sotto torre. I danni quasi non si sentono della torre sul Joker. Veramente sono troppo i livelli di distacco. Intanto Grimshaw che fa tutto ciò che vuole, doppia uccisione, altri danni da parte di Lucian, la ulti, nulla da fare, portano a casa la kill, distruggono anche addirittura una torre. E questa è la fine dei giochi. Complimenti ai membri della squadra blu, si sono imposti in modo esemplare. La loro team comp ha funzionato e diciamo che era anche molto simile alla loro, ma purtroppo sono riusciti a mettere i piedi in testa e dimostrare ciò che valgono. Complimenti agli Element e Dota Live che si portano a casa questa prima delle tante partite che vedremo sul canale della Element TV. Bellissima partita. E finisce così questa veramente bellissima partita. Bene, adesso diciamo che il caso anche di salutare, che torniamo tra pochissimo con il prossimo match. Quindi prima di chiudere lo stream ringrazio il signor Element Kema che è castato qui con me, ha offerto la parte tecnica, quindi grazie, speriamo che di rivederci presto, perché è uno dei nostri caster che c'è da tanto, però in prova diciamo che è stato un bravo ragazzo, dai, comunque sei stato bravo, complimenti Kema. Anche tu che sei un po' più veterano dei caster, io ho comunque cominciato da castare da non qualche mesetto comunque, qui sì, sei un po' il mio senpai. Quindi, salutando al volo anche il nostro streamer Giga, che quindi ringraziamo per averci offerto la possibilità di streamare, quindi tutta la Element, ricordo di lasciare un follow se vi va, per comunque seguire il canale e tutte le informazioni. Le trovate su Facebook sia la mia pagina, non so che, ma ne hai fatta una poi te? Ancora, una no? Pagina Facebook? No, non ho ancora fatto la mia pagina, okay, sto allora, aspettando che la faremo, cominci a streamare. La spammeremo in modo schifoso, no, sto scherzando. Schifoso, molto lezzo. Ringrazio diciamo. Tutti per essere stati qui, ricordo di lasciare un like alla pagina Facebook per qualunque tipo di informazione, sia la mia che quella di Element TV. Su quella di Element TV, chiamata anche Element Gaming, trovate tutte le informazioni riguardo.